ci siamo, un nuovo appuntamento con Vero Salute sta per iniziare. Anche oggi i nostri esperti, i nostri medici ci aiuteranno a far luce su tutti i vostri dubbi, sui dubbi che riguardano il vostro benessere, anche il nostro ovviamente. In questa puntata andremo ad affrontare per il vero o falso, è vero che il pap test non è necessario per le donne che hanno meno di 30 anni? Ebbene, scopriremo insieme quanto di utile c'è in questo esame così semplice ma anche così importante. E poi per l'approfondimento in studio, c'è una malattia che colpisce un numero sempre maggiore di donne, una malattia benigna che però viene spesso sottovalutata, se non addirittura ignorata. E noi parleremo di endometriosi. Cos'è? Come si diagnostica? Quali possono essere le conseguenze se non viene ben curata? Bene, i nostri ospiti in studio ci chiariranno ogni dubbio. E ancora, asilo nido sì o asilo nido no? Per esigenze lavorative spesso lasciamo i nostri bambini all'asilo troppo presto. Quali sono i pro e i contro dell'asilo nido? Li scopriremo nella rubrica Vitamine. E allora, benvenuti a Vero Salute. E allora, parlavamo proprio di pap test o test di Papa Nicolau. È un esame che tutti noi donne siamo caldamente invitate a fare con regolarità, bene, per prevenire e diagnosticare in tempo eventuali lesioni e disturbi e tenere costantemente sotto controllo ovviamente il nostro apparato riproduttivo genitale. E sono parecchie però le dicerie in merito a quando e perché è bene farlo, e le andiamo a scovare insieme alla ginecologa Roberta Dacò nel vero o falso. Vai con il film. Un pap test effettuato regolarmente non basta a proteggere le donne dal cancro cervicale. Falso. Il pap test, per quanto sia un esame completamente umano, quindi perché è eseguito da un ginecologo eletto da un tecnico, quindi un esame abbastanza poco sensibile, con una sensibilità media del 60-70%, se fatto regolarmente è in grado di permettere una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero. Se una donna si vaccina contro l'HPV, non ha più bisogno del pap test e del test HPV. Falso, perché i vaccini contro l'HPV proteggono solo contro alcuni dei virus ad alto rischio, in particolare contro l'11 e il 18, che sono i tipi più frequenti, che causano il 70% dei tumori del collo dell'utero, ma il 30% dei restanti tumori causati dagli altri virus non viene coperto, quindi il pap test e il test HPV va sempre fatto. Le donne sotto i 30 anni non devono sottoporsi regolarmente al test HPV per il rilevamento di patologie cervicali. Falso, le donne si devono sottoporre al pap test o al test HPV non appena iniziano l'attività sessuale, in quanto poiché si è visto che i virus HPV sono responsabili di quasi la totalità dei tumori del collo dell'utero, non appena si iniziano i rapporti e quindi esiste la possibilità della trasmissione, bisogna eseguire questi esami. Solo le donne con una vita sessuale promiscua devono sottoporsi al test HPV. Falso, poiché circa il 60-70% delle donne durante la vita incontra il virus HPV, l'esame va eseguito indipendentemente dal tipo e dal numero di partner sessuali che si hanno. E allora, come avete visto, iniziamo con tanti consigli utili che riguardano la sfera e il mondo femminile. Ringraziamo la dottoressa, la ginecologa Roberta Dacò, per averci dato questi consigli utili. E dopo aver parlato di pap test, oggi in salute continuiamo a concentrarci sull'universo femminile e affrontiamo un argomento particolare che merita molta attenzione, secondo noi. C'è infatti una malattia che colpisce, pensate, circa il 17% delle donne e che è in realtà un disturbo benigno, spesso difficile però da diagnosticare. Stiamo parlando di endometriosi. Diciamo subito che non è una malattia grave, ma una sua sottovalutazione, lo dicevamo prima, può avere delle conseguenze in questo caso molto gravi invece. C'è un'amica di Vero che è venuta a trovarci, che ha molto a cuore l'argomento endometriosi ed è oggi qui per raccontarci la sua esperienza personale, la sua storia e spiegare a tutte le donne che ci stanno seguendo e che soffrono di questo disturbo
disturbo, che è possibile invece ricevere un aiuto competente. E abbiamo con noi Morena Zapparoli. Benvenuta, eccomi, Morena. Ciao Laura, ciao. Allora, ti ringrazio, hai sentito, molto ovviamente, ciao, benvenuta. Per questa opportunità, perché prego, mi sta molto a cuore, davvero. È un argomento, so che ti sta molto a cuore, abbiamo parlato anche di questo quando siamo magari avuto momenti da sole, no? Sì. E spesso le donne si raccontano, certo, nella propria intimità, e io so che tu hai avuto anche dei problemi riguardo a questo. Allora, ci dici subito, sì, qual è stata la tua esperienza? Guarda, io ho subito un intervento nel 1999, un intervento chirurgico abbastanza drastico. Questo perché? Perché purtroppo, come avviene, ahimè, in molti casi, l'endometriosi mi è stata diagnosticata con parecchio ritardo. Io sono andata al pronto soccorso perché accusavo dei forti dolori addominali, erano davvero insopportabili, e inizialmente, dopo un ricovero e qualche accertamento, addirittura mi era stata diagnosticata un'appendicite. Quindi... Ma questi dolori da quanto tempo li accusavi? Da quanto tempo li sentivi? Io ho sempre avuto mestruazioni dolorose e questo è un altro punto oscuro, nel senso che molte ragazze hanno mestruazioni dolorose. Quello può capitare però, cioè ogni sì, donna poi ha... Hai questo, i propri problemi riguardo poi al ciclo mestruale, questo ovviamente. Sì, però a volte, siccome l'endometriosi colpisce in età fertile e può colpire anche durante l'adolescenza, quando un adolescente si reca dal medico generico e dice di avere delle mestruazioni molto dolorose, si sente rispondere che è una cosa normale e che è semplicemente sindrome da mestruazione dolorosa. Ecco, in questo caso viene sottovalutato, sì, il problema. Purtroppo sì, perché poi purtroppo lo dicono le statistiche, continuano a rispondere purtroppo, perché quando si arriva ad uno stadio in cui l'endometriosi è già avanzata, ci sono soluzioni come interventi chirurgici abbastanza invasivi. Infatti nel mio caso poi... Io so che tu hai avuto dei momenti piuttosto complicati, no? Riguardo alla tua salute, proprio per questo problema, addirittura un'emorragia interna sei arrivata ad avere? Sì, perché dopo che... allora, inizialmente ti dicevo, mi è stata diagnosticata addirittura un'appendicite, poi quando hanno fatto esami più approfonditi hanno capito che era un problema ginecologico, ma mi hanno dimessa con l'aspettativa di fare un intervento in laparoscopia, quindi un mini intervento mini invasivo un mese dopo. Però alla mestruazione successiva i dolori erano davvero una cosa allucinante, e durante il ricovero si è deciso di intervenire d'urgenza perché era in corso un'emorragia. Detto in parole proprio povere e molto duramente, ho rischiato di morire per questa emorragia, e se non fossero intervenuti tempestivamente purtroppo non sarei qui a raccontarlo. Questo racconto che tu stai facendo è importante proprio per chi ci segue da casa e per le donne che magari soffrono di questo e che possono comunque o prevenire, certo, o comunque curare, perché poi l'endometriosi si può curare, no? Si può presa in tempo. Si può curare. Dico sottovalutata perché purtroppo, sai cos'è? È cronica, è una patologia cronica. È anche asintomatica, per cui non ce ne accorgiamo, così come insomma alcuni medici dicono. Il dolore diciamo che è il sintomo. Il dolore è il primo sintomo. Senti, prevalente. A seguito di questa ovviamente tua esperienza, tu sei diventata testimonia di un'associazione che si chiama Ariane. Sì. Una associazione onlus che si occupa di sensibilizzare il pubblico sul tema proprio dell'endometriosi e appunto aiutare le donne che ne soffrono. E come sei stata contattata da Ariane? Io sono stata contattata dalla presidente di Ariane, che è Sonia Cellini, e che avendomi sentito parlare di questa mia esperienza in televisione piuttosto che sulla carta stampata, mi ha contattata attraverso Facebook, e devo dire che è stata una di quelle occasioni in cui ringrazio Facebook di esistere, perché è stato veramente molto utile in questo conoscere caso. Conoscere l'associazione Ariane, perché io sono davvero molto orgogliosa di essere la testimonial di Ariane. Perché qualora mi capiti l'opportunità, come in questo caso in televisione, radio, web, carta stampata, di poter fare una comunicazione seria su questa patologia, io sfrutterò sempre questa occasione. Brava. È una cosa davvero a cui molto tengo importante. Molto. E quindi... Anche perché è sempre più diffusa e se ne sente sempre più parlare di questo problema, che è veramente un problema che colpisce il mondo femminile ed è
importante, insomma, comunicare e mandare messaggi, insomma, utili, no, alle persone che ci seguono. È importantissima questo. La comunicazione in modo da poter fare prevenzione, diciamo, certo, no? L'informazione. Certo, in modo da poter fare prevenzione, come fa anche Arianne, anche nell'ambito delle scuole dove le adolescenti vogliono avere le informazioni a tale riguardo. È importantissimo sapere quali sono i centri per la cura, per la diagnosi. E noi lo faremo nel corso della nostra puntata, anche perché abbiamo degli ospiti e tu uno lo conosci in particolare, sicuramente. Forse tutti e due. E allora io vado a presentarli, perché facciamo entrare nel nostro studio di Vero Salute il dottor Salvo Michalef, ginecologo specializzato in endometriosi dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Benvenuto, dottore, benvenuto a Vero Salute, prego. E poi abbiamo Moreno Vespi, cofondatore e consigliere di Arianne. Benvenuto. Piacere, ecco, Morena, magari c'è familiarità, no, in questo incontro. Assolutamente, perché noi ci vediamo spesso ai convegni ai quali partecipo e quindi conosco tutti e due. E non è venuta Sonia, che è la presidente dell'associazione, ma devo dire che Moreno, la moglie poi di suo Moreno, marito, no? È suo degno sostituto. Va bene, allora andiamo a vedere insieme con l'aiuto della grafica quali saranno i punti importanti, fondamentali, che andremo ad affrontare durante la nostra discussione parlando di endometriosi. Allora, endometriosi cos'è, come si riconosce e come si cura? Poi i rischi, ecco, stiamo vedendo, i rischi di una diagnosi errata e poi ricevere supporto, in questo caso anche grazie a delle associazioni, l'associazione come Arianne. Ma iniziamo subito, entriamo proprio nel cuore di questo argomento che ci sta molto, insomma, a cuore. Iniziamo facendo chiarezza, dottor Michalef. Cos'è esattamente l'endometriosi e quali sono le cause e i sintomi? Anche se con Morena già abbiamo detto qualcosa, speriamo di non aver sbagliato nulla, insomma. Sì, l'endometriosi è una malattia che viene determinata dalla localizzazione dell'endometrio, che è un tessuto che normalmente tappezza la cavità uterina, in altre sedi che non è quella naturale. Ecco, l'endometrio è una membrana molto importante, un tessuto molto importante, perché riceve degli stimoli ormonali tutti i mesi e matura per attendere l'uovo fecondato. Se l'uovo fecondato non arriva, questo tessuto desquama e il risultato di questa desquamazione è il flusso mestruale. Bene, se una piccola quantità di questo flusso mestruale, invece di uscire dalla sede naturale, fa il percorso inverso, cioè risale le tube, sbaglia strada, diciamo, e arriva dentro l'addome, alcune di queste cellule si possono depositare sull'ovaio, che è il primo organo bersaglio, e tutte le volte che avviene la mestruazione anche queste piccole cellule sanguineranno, e il risultato a lungo andare è quello di formarsi una cista endometriosica, che è l'aspetto più noto, più conosciuto e più frequente della malattia. Con diversi livelli di gravità, dicevamo, no? Con diversi livelli di gravità, naturalmente. La malattia è stadiata rispetto proprio all'aspetto procreativo in quattro stadi, a seconda della gravità, con un primo stadio più lieve fino a raggiungere il quarto stadio. Un altro stadio. Ecco, dottore, esistono dei soggetti più comunemente colpiti o può interessare generalmente ogni donna? Cioè, quali sono i soggetti più colpiti? Beh, naturalmente sono più colpite le donne in età fertile, le donne che hanno un flusso mestruale presente. Quindi la malattia, per fortuna, ha un sollievo quando le signore andranno in menopausa. Ecco, comunque comincia un altro problema, ne abbandoniamo uno e entriamo in un'altra ecco, tematica, sì, insomma, che riguarda la donna. Sostanzialmente possono essere colpite tutte le donne in età fertile, certe volte, però questo è un fatto abbastanza raro, ci possono essere delle linee familiari in cui la malattia colpisce la nonna, la mamma, la figlia, ecco, però può essere ereditaria, quindi la cosa è una tendenza familiare, non una ereditarietà, però ecco, non vorrei far passare questo messaggio che è una malattia ereditaria, no, assolutamente. Però in alcuni casi ci può essere questo. Ci può essere.
Mentre, signor Vespi, io posso darti del tuo, Moreno? Diamine, che prima abbiamo già fatto un po' amicizia. Ecco, Moreno è qui a rappresentare un'associazione nata con lo scopo di aiutare le donne colpite da questa malattia, che è appunto Ariane. Ci racconti un po' l'origine di questa esperienza, a partire dal significato proprio del nome dell'associazione? Allora, il nome è riconducibile chiaramente a una... praticamente a una cosa, una figura mitologica. Grazie al filo di Arianna, che chiaramente Teseo ritrova la strada del ritorno del labirinto, ed è quello che chiaramente Arianna si ripropone un attimino, cioè di aiutare le donne in questa strada, purtroppo io dico del non ritorno, perché è una malattia recidiva, quindi chiaramente va a curare, poi chiaramente c'è un medico che ne sa sicuramente più di me, che però purtroppo spesso e sicuramente non volentieri ritorna questa bruttissima malattia. Questa malattia ha colpito il nostro presidente, che è anche mia moglie, e facendo 8 operazioni in 6 mesi, di conseguenza è stata devastata. E questa devastazione l'ha portata a fondare questa associazione, che chiaramente si cerca di fare cose importanti per queste donne che ne soffrono. Per aiutare queste donne che ne soffrono. Ecco, recidiva significa che comunque si può ripresentare? Purtroppo sì. Sì, in effetti, come avevo parlato, parlando della modalità in cui si sviluppa la malattia, è intuitivo che in effetti la malattia, una volta persistendo la mestruazione, dopo una cura, dopo un intervento, potrebbe ripresentarsi. Ecco, le conseguenze più importanti di un'endometriosi non diagnosticata, quali possono essere? Le conseguenze più importanti sono diverse, perché io ho fatto l'esempio della malattia nel quadro più comune, quando colpisce l'ovaio. Ecco, se consideriamo l'ovaio che sviluppa una piccola cisti endometriosica, mettiamo di 2-3 cm, una piccola cisti che non presenta una sintomatologia dolorosa importante, si può utilizzare una banale pillola contraccettiva per tenere sotto controllo la malattia. Se invece non viene diagnosticata, queste cisti possono crescere di volume e andare a scompaginare la struttura dell'ovaio, e quindi quando si farà l'intervento probabilmente l'ovaio sarà abbastanza danneggiato e in alcuni casi è proprio necessario toglierlo. Tra l'altro è rischioso anche per la fertilità, no? Sì, della donna. Certo, sì, sì. Guarda, se il dottor Michalev me lo permette, vorrei dire una cosa. Prego, Morena. Siccome purtroppo molto spesso l'endometriosi viene diagnosticata con parecchi anni di ritardo, se non mi sbaglio addirittura una decina, si può arrivare a una decina di anni di ritardo, quando è che si scopre di avere l'endometriosi? Quando non si riesce a rimanere incinta, perché lo stavi dicendo anche tu, Laura, 30-40% dei casi di infertilità possono essere provocati dall'endometriosi. Ecco, io vedendo queste immagini vorrei dire un'altra cosa: purtroppo è una malattia invalidante, purtroppo è una malattia progressiva, per cui molto spesso è sottovalutato il problema sociale e una donna non riesce a svolgere le normali attività quotidiane, si deve assentare molto spesso dal lavoro e dallo studio, per i e dolori, questo comporta, no? I dolori che provoca questa malattia. Una curiosità volevo chiedere al dottor Michalev: ma è vero che in una ricerca americana ha calcolato che in media serve passare per almeno 5 ginecologi diversi prima di diagnosticare l'endometriosi, è vero? Credo che questa sia una ricerca che si riferisca più al passato, quando l'endometriosi è una malattia che poco conosciuta ancora. Direi che siamo un po' più avanti adesso. Fortunatamente. Attualmente sì, direi che la diagnosi avviene in un periodo di tempo più breve. Più breve. Spesso è possibile solo facendo una visita ginecologica con una ecografia associata in quel momento oppure dopo. E poi comunque io dico sempre che è importante il rapporto di fiducia con il proprio ginecologo, perché Morena, non sempre noi donne, no, soprattutto tocchiamo un argomento molto intimo, ci troviamo bene con il nostro ginecologo, che sia uomo o donna ovviamente. Quindi secondo me è importante trovare
la persona che comunque dà fiducia, oltre al fatto che sia una persona ovviamente professionale e capace, vero? Certo, ma guarda, le ginecologi che collaborano con l'associazione Arianne, di cui io sono testimonial, hanno questo compito fondamentale, che è quello di fare prevenzione. È importantissimo, perché comunque è stato il Parlamento europeo che nel 2004 ha tirato le orecchie agli stati membri, tra cui anche l'Italia, dicendo che è fondamentale fare prevenzione e fare delle diagnosi precoci per quanto riguarda l'endometriosi. E un'altra cosa che vorrei dire è che l'Italia dovrebbe finalmente far sì che l'endometriosi fosse una di quelle patologie che dà diritto alle donne che ne sono affette all'esenzione dal ticket. E questa poi questo è una sicuramente lotta... è un argomento di cui parleremo a breve. Tutti. Ecco, Moreno, in che modo operate con la vostra associazione? Che è importante dirlo. Beh, in che modo? Praticamente noi aiutiamo le ragazze, le diamo un supporto, abbiamo una sede. Io so che voi offrite una guida dalle donne, alle donne per quanto riguarda anche le visite, certo, le operazioni. Certo, abbiamo chiaramente anche un sito dove chiaramente si può visitare e ci sono i nostri centri di riferimento. Poi daremo anche tutti gli indirizzi. Esatto. In più abbiamo una sede operativa dove chiaramente a Casalecchio di Reno, a Bologna, dove ci sono due persone che 8 ore al giorno in totale volontariato stanno lì a rispondere, a gestire un po' queste persone. Una cosa che io ho fortemente voluto è un numero di telefono che noi abbiamo dato a una di queste due persone qua, e le quali le pazienti, le donne affette da endometriosi, con un colpo di telefono mettono giù e la persona, quindi non spendo neanche soldi, ritelefona a questa persona. Questo qua è importante, è una cosa... Sì, perché purtroppo essendo una malattia dove chiaramente c'è una sofferenza disumana a livello fisico, almeno prima che non ci sia una sofferenza a livello economico. E io so che voi appena possibile fornite anche aiuto negli ospedali pubblici, quindi in che modo fate questo? Beh, allora intanto... Con dei finanziamenti? Allora intanto noi mandiamo le nostre volontarie, che chiaramente anche lì danno questo percorso e quindi questa assistenza gratuita. Chiaramente. Gratuita, ovviamente, ricordiamolo. Esatto, no, è importante. Ci tengo perché, ma essendo un'associazione a livello nazionale, abbiamo chiaramente anche altre sedi, anche giù a Roma. A Roma. Esatto. E dove noi chiaramente abbiamo la fortuna di avere queste volontarie che vanno ad assistere a queste ragazze. Vogliamo ricordare il vostro sito internet? Così, allora, il nostro sito internet ci segue. È www.associazionearianne.it. Perfetto, lo stiamo vedendo anche in grafica. Esatto. Ebbene, allora, è importante che ci siano comunque, Morena, delle associazioni così, no? Tu sei testimonial, ovviamente, per esperienza personale, ma credo che per le donne, soprattutto molto giovani, un punto di riferimento così sia molto importante, no? Sapere a chi rivolgersi, sapere come essere aiutate, credo che sia una cosa fondamentale. Il lavoro dell'associazione è importantissimo e, come accennavo prima, anche questa lotta per farsi riconoscere l'esenzione dal ticket è importante, perché un articolo, guarda, è uscito recentemente, qualche giorno fa, sul Fatto Quotidiano, evidenzia che una donna malata di endometriosi che deve sottoporsi a visite specialistiche, farmaci, eccetera, spende di media 1.500 euro l'anno. Quindi ecco, è davvero una cifra importante Italia... Quindi è una lotta che l'associazione sta facendo? Stiamo facendo anche questo. Se mi fai concludere una cosa, prego, che io ci tengo personalmente... Sì. È che noi abbiamo questa sede operativa a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove di giorno è una sede operativa e di notte, voluta chiaramente dal nostro presidente, diventa un posto per dormire per i parenti, gratuitamente anche questo. Ah, anche per tutte le nostre associate esatto, pazienti, insomma, le persone che devono esatto, essere curate. Purtroppo ci sono tanta gente che viene anche da fuori Bologna, quindi è chiaro, è un mio sogno. Beh, sarebbe devo farlo dire, anche un gran a Roma. Bel lavoro state facendo, sì. Complimenti. Beh, e noi ci autofinanziamo chiaramente facendo degli eventi, perché è chiaro che non ci dà niente nessuno all'infuori di quello che ci danno le persone quando facciamo questi eventi qua, per finanziare, per mantenere questa struttura.
che il mio sogno sarebbe di rifarne una anche a Roma e magari anche a Torino a Sant'Anna. E sono sicura che ci riuscirete. È dura comunque. È molto dura. Diciamo io volevo dare un piccolo però spiraglio di speranza, o comunque volevo rivolgere in maniera positiva, no, alle donne che soffrono di questa malattia, dottore, perché si sente parlare ovviamente sempre dei casi più gravi, quando ormai ovviamente è difficile anche tornare indietro. Invece diciamo che questa cosa si può risolvere anche positivamente nella maggior parte dei casi, perché comunque non vorrei preoccupare troppo chi a casa ci segue, insomma, mandiamo anche dei messaggi positivi, che non sempre si arriva, no, alla situazione più grave, così poi chiudiamo e... Sì, certamente, quando noi abbiamo parlato di recidive dobbiamo anche aggiungere che la recidiva colpisce un numero limitato di persone, quindi che è intorno dal 10 al 25% circa delle pazienti in tutta la vita, quindi direi che la maggior parte, la stragrande maggioranza delle pazienti non avrà più a che fare con la malattia una questo volta. Volevo farlo dire a lei, dottore, in modo che comunque apriamo anche spirali di speranza o comunque di positività in questo senso, no? Ecco, un'altra cosa che si può aggiungere è che questa percentuale di recidiva viene ulteriormente abbassata del 50% se la donna utilizzerà una pillola contraccettiva dopo l'intervento chirurgico. Quindi... Perfetto, grazie dottore. Allora, per un attimo vi lascio riposare, perché adesso passiamo ai nostri consigli pratici in risposta alle vostre mail. Ovviamente voi ci state scrivendo tantissime mail, noi siamo sempre pronti qui, lo sapete, a rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande con il nostro spazio che abbiamo chiamato così, vitamine, insomma una vitamina per tutti. E partiamo subito con la prima mail. Ci scrive Rosalba da Padova. Mia madre inizia ad avere una certa età e noto giorno dopo giorno un peggioramento delle sue capacità mentali, in particolare della memoria. Esistono delle sostanze naturali che possono aiutarla a mantenere una memoria più attiva? Allora, ovviamente col passare degli anni, con l'avanzare dell'età, capita che si faccia un po' fatica, no, a ricordare le cose, ma possiamo tenerci attivi facendo anche della ginnastica mentale. Comunque noi ascoltiamo i consigli della dottoressa Camangi in questo filmato. Prego. Con l'avanzare dell'età arrivano anche i primi segnali di decadimento cognitivo, come per esempio appunto la perdita di concentrazione di memoria. Esistono dei rimedi naturali, i due principali sono il ginkgo biloba, che stimola proprio l'irrorazione cerebrale, migliorando il circolo migliora ovviamente la concentrazione della memoria, e un particolare estratto di omega 3 che viene estratto da questo gamberetto che si chiama krill, che fa parte dei mari molto freddi artici e del plancton di questi mari. Questo praticamente particolare estratto è legato ad azastantina, che è un'alga, e a fosfatidilcolina, che è una sostanza, e gli permette di passare la barriera ematoencefalica, quella barriera che noi abbiamo a livello cerebrale e che blocca il passaggio di alcune sostanze. Passando questa barriera migliora la concentrazione della memoria, e di conseguenza è molto utile nell'anziano proprio per contrastare il decadimento cognitivo. E allora, come abbiamo visto, ci sono, cara Rosalba, dei rimedi, qui puoi aiutare sicuramente la tua mamma. Passiamo a Mario da Catanzaro, che ci dice: ultimamente mi sembra di avere una visione un po' distorta delle cose, in particolare vedo alcuni oggetti più piccoli di quanto lo siano in realtà. E ho sentito parlare di maculopatia, cos'è esattamente? E allora noi abbiamo interpellato ovviamente il dottor Introini, che ci spiega meglio di cosa si tratta, come curare la maculopatia. Prego. La porzione centrale della retina si chiama macula e di conseguenza le patologie che colpiscono questa regione si chiamano maculopatie. La sintomatologia che si accompagna all'insorgenza di una maculopatia consiste nel calo dell'acuità visiva. Diventa difficile leggere, scrivere e riconoscere le persone, ma bisogna tenere presente che tutto il resto del campo visivo rimane invece intatto. Le maculopatie sono di diversa origine, la più diffusa è quella legata all'età, che colpisce persone oltre i 65 anni di età.
età, ma è altrettanto diffusa nelle persone con una miopia elevata, superiore in genere alle 6-7 diottrie. La maculopatia può complicarsi con la comparsa di neovasi sotto la parte centrale della retina ed in questo caso il paziente percepisce la visione distorta delle cose. In questi casi è molto importante rivolgersi tempestivamente a un centro specializzato, perché una diagnosi precoce ed una terapia altrettanto precoce possono garantire un blocco della progressione della malattia o addirittura in molti casi avere un recupero visivo. E adesso ci fermiamo per pochi secondi, ma restate con noi perché tra pochissimo continueremo a rispondere alle vostre domande. A tra poco. Bentornati, bentornati a Vero Salute. Allora andiamo avanti con le nostre vitamine. Abbiamo un'altra mail, Gaia da Bologna, ci ha scritto: una bambina di un anno, tra poco finirà il mio periodo di maternità e dovrò tornare a lavorare. Sono fortunata perché ho anche l'appoggio dei nonni, ma sto pensando di mandare mia figlia all'asilo nido. Quali sono i rischi per una bimba così piccola? Questo è un argomento ovviamente molto dibattuto tra i genitori. Sentiamo quali sono i consigli del pediatra Sergio Arrigoni, prego. È molto bello mandare i nostri bambini all'asilo nido, si divertono, giocano, riescono a fare delle cose che in casa ovviamente non è possibile proporre, però ci sono assolutamente dei contro dal punto di vista medico. Il nostro piccolo bambino a quest'età ha una situazione immunitaria assolutamente immatura, per cui è suscettibile a una serie di infezioni che si chiamano appunto infezioni respiratorie ricorrenti, oppure anche quelle di tipo gastrointestinale, che hanno un circolo vizioso all'interno della piccola comunità del nido e anche poi susseguentemente all'interno della piccola comunità della famiglia. Questi bambini quindi passano una settimana all'asilo, poi una settimana a casa, fanno ammalare i genitori, che fanno riammalare i bambini, e quindi si crea questa situazione di dentro e fuori che non è assolutamente utile per nessuno. Esclusa questa grossa problematica, certo il bambino al nido impara tante cose, impara l'ordine delle regole, impara a mangiare con gli altri e quindi anche dal punto di vista alimentare è stimolato ad assaggiare cose nuove. La cosa consigliabile sarebbe, nei limiti del possibile, di far stare a casa i nostri bambini in convalescenza qualche giorno in più. Perfetto, allora asilo sì, asilo no, abbiamo risolto anche questo problema e questi dubbi che ovviamente riguardano i nostri telespettatori. Adesso vorrei tornare ai nostri ospiti per concludere, diciamo, l'argomento di cui abbiamo parlato oggi. Ricordiamo che abbiamo affrontato il tema dell'endometriosi, una malattia benigna che però è uscito fuori, insomma, dalla nostra discussione, se sottovalutata può diventare una malattia comunque da più grave, insomma, di quello che potrebbe essere, insomma, scoprendo di averla. Allora, dottore, una cosa volevo chiederle, importante. Abbiamo detto che l'endometriosi può essere causa di infertilità e quindi colpire appunto la donna in questo senso, ma ci sono altri organi che possono essere colpiti dall'endometriosi? Sì, certamente, sì. Direi che il primo organo bersaglio sono l'ovaio e la tuba, come ho già detto, ma queste cellule di cui ho parlato possono migrare all'interno dell'addome e andarsi a depositare all'interno della vescica oppure sull'intestino, oppure in uno spazio che c'è tra il retto e la vagina, e con tutta una serie di sintomi come per esempio difficoltà ad avere dei rapporti sessuali quando dolorosi, anche quindi in quel rapporti senso. Sì, sessuali dolorosi, oppure problemi intestinali, problemi di tipo urinario. E allora questo è un aspetto particolare della malattia, per fortuna minoritario, però esiste. È bene dirlo, insomma. Esiste, anche in questi casi ci può essere una terapia medica, una terapia chirurgica, a seconda dell'estensione, dell'importanza dei sintomi, è qualcosa da valutare caso per caso.
caso per caso. Grazie, dottor Michalev. Allora, Moreno, vorrei aggiungere una cosa. Ricordiamo prima di tutto le coordinate di Ariane, che sono www.associazioneariane.it, però c'è un'altra associazione che si chiama Adolescendo, giusto? Che però si rivolge a donne ancora di più giovane età. Ecco, so che sta nascendo questo progetto. Di cosa si tratta in breve, che abbiamo pochissimo tempo purtroppo? Allora, Adolescendo è un progetto di Ariane, è un progetto che è improntato per andare nelle scuole medie superiori, dalle 13-14 anni che chiaramente iniziano ad avere il ciclo, e andare a sensibilizzarle e di conseguenza andare anche un attimino a cercare dove chiaramente c'è la problematica, a individuarla e ad aiutarle per andare nei centri, chiaramente Gemelli, Sant'Orsola di Bologna, Sant'Anna, Federico II di Napoli, dove chiaramente sono dei centri da noi comunque conosciuti e quindi valutati perché possano aiutare queste ragazze. Bene, in bocca al lupo allora anche per questo nuovo progetto. Grazie. Morena, qualcosa da aggiungere per concludere? La diagnosi precoce è importantissima per non arrivare ai casi estremi, che fortunatamente sono pochi, e quindi meglio fare qualche esame approfondito in più. Sempre la prevenzione è fondamentale, io lo dico sempre. Patologie come l'endometriosi e scoprire di avere magari solo una mestruazione dolorosa, che poi ritrovarsi dopo anni con dei problemi più gravi, soprattutto se intaccano altri organi e magari possono provocare infertilità, poi bisogna ricorrere alla fecondazione assistita. Insomma, facciamo gli esami prima. Gli esami prima, gli esami giusti, perfetto. Allora io voglio ringraziare Morena Zapparoli per essere stata grazie con noi, voi. Per averci anche raccontato una cosa molto personale, però in questo caso è stato utile proprio per le donne che ci seguono, è importante, tanto voglio dire, non ci deve essere vergogna in queste cose, se possono servire agli altri, no? Assolutamente. E poi ringraziamo il dottor Salvo Michalev e Moreno Vespi per la sua associazione Ariane, grazie a tutti i nostri ospiti per essere intervenuti, a Vero Salute, e io vi do appuntamento ad una prossima puntata. Ovviamente continuate a scriverci, il nostro indirizzo è salute@verotv.it, mi raccomando, perché noi siamo qui pronti a rispondere alle vostre domande. Grazie, alla prossima.